Good morning. Hey, can you hear me? Think back. Search your memory for an image of yourself. Ciao a tutti, io sono Givji e benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo a provare Codevine, uno stile Souls-like disegnato come un anime. Deve piacere comunque lo stile, io l'ho apprezzato. E vi dico, dategli un'occhiata, dategli la possibilità, perché è veramente interessante. La storia soprattutto è riuscito a stuzzicarmi fin dall'inizio. Quindi vi dico, dategli uno sguardo e poi decidete. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete, ditelo a tutti, nonne, zii, parenti compresi. Ok, la prima cosa da fare all'inizio è scegliere un nome, il sesso del personaggio e poi si passa a decidere come modificare il personaggio. E ce n'è veramente tante di maniere di modificare, ma adesso vi faccio vedere. Ecco, tanti modelli base fra cui scegliere, proprio vari e diversi, quindi ci saranno sia maschi che femmine, anche se i maschi sono un pelino effeminati, però è manga, è anime e via, sono fatti così. Comunque, e poi non solo, si potrà cambiare anche vestito, e vari piccoli abbigliamenti, maschere, mentoniere, ci sono dei reggi mascella, sono... E niente, guardate un attimo e poi passiamo all'azione. Vi faccio vedere come inizia il gioco. Ecco, oltre a fare tutte le modifiche avanzate sul viso, si possono modificare occhi, mento, naso, come al solito, anche tutti i vestiti, subito, fin dall'inizio. È veramente interessante questa cosa, è piacevole. Così uno riesce a dare un po' il proprio stile, aggiungere un proprio tocco personale al personaggio. Ok, e poi una volta scelto il personaggio si inizia. Ah no, ci sono anche le maschere. Prima di farvi vedere l'inizio, guardate, vedete, ci sono vari tipi di maschere che possono essere indossate sulla faccia, che serviranno durante il gioco. E cambierà solo la forma, però anche qua ci si può dare un tocco personale. Ed è piacevole, è bello vedere che ci sono tante opzioni su come poter modificare il nemico. Ecco, vedete, i reggi mascella sono quelli lì. Serviranno per non far cadere una mascella al personaggio quando guardano le ragazze che come sono state disegnate intorno a lui. Vabbè, dai, passiamo. E qui inizia la nostra storia. Poi adesso diamogli un'occhiata, poi andremo a vedere anche il gameplay. Welcome back. Hello. How are you feeling? Don't worry, it's okay. I don't remember either. Over there.
been waiting for. It seems everyone, everywhere, is thirsty. There is a spring that will cure that thirst, one that weeps tears of blood. That's what they said, anyway. This way. So, it is you. Here. This is for you. E qui, mentre se la riposano belle beati, veniamo catturati e portati in prigione. Chissà cosa stava pensando l'altro lì adesso, mentre che si stava giusto riprendendo, appoggiato sulle gambe di questa qui. E niente, inizia così, e veniamo catturati. Ok, iniziamo col gameplay. Il vischio che vedete lì adesso, che sto interagendo, è come i falò di Dark Souls. Qua si possono sviluppare personaggi, si ricarica quello che ci si porta dietro, la vita e i consumabili. E allo stesso tempo ci farà rinascere lì nell'eventualità moriamo. E sono collegati fra loro i vari vischi che si trovano in giro, così che ci permette di spostarci più velocemente nella zona. E qua siamo stati buttati giù dai nostri sequestratori in una grotta per andare a cercare le gocce di sangue di quella pianta bianca dove ci hanno catturato praticamente. Bisogna cercarne altre e proseguire. E all'interno del dungeon praticamente ci sono altri vari nemici che adesso andiamo a vedere. Ok, quel tipo di attacco lì è stata una botta di culo, perché era il primo attacco che ho fatto in tutto il gioco e solo quando li prendi da dietro, come il backstab, non mi ricordo più adesso come cavolo si chiama. Comunque è quello, è un attacco che è speciale, è un'animazione che lo fa solo quando lo colpite da dietro. Ok, il primo tipo, lo stile di combattimento è molto molto simile ai Dark Souls. Ci sono oggetti da lanciare, ci sono armi contundenti, più leggere, più pesanti. Il peso fa la differenza sia sulla stabilità che sulla mobilità, come si rotola o si schiva più velocemente. Più peso si ha, più si diventa lenti, ma si è più stabili. In più ci sono anche delle armi da fuoco di vario tipo, da quanto ho capito. Per ora io non ho viste solo una e un'altra in mano al compagno. Ed è quello anche bello, che c'è un compagno che ci accompagna in giro
per la zona. Però non è sempre così, perché ho visto che poco più avanti ci molla, ma qua non importa. Adesso vi faccio vedere qualche tipo di altro nemico, che non sono poi così tanto diversi, però questo è l'inizio. E poi andiamo a vedere il boss comunque. Non ne ho visti una grossa varietà. Ah, e quando si ritorna al vischio, i nemici ritornano, proprio in classico stile Souls-like. Ecco qui, ragazzi, qui ci sono altri tipi di nemici. Sembrano le stesse creature, ma armate in maniera diversa. Questo ha lo scudo e la spada, quindi immaginate come va attaccato. Guardate, ok, poi in due risulta comunque più semplice. Laggiù c'è quello nell'angolo, ecco qui ce n'è uno con la lancia, fa gli affondi, è pericoloso per quello, è quello che spara. Ed è un'arma che impugneremo anche noi, ci saranno più armi da fuoco da quanto ho capito. Comunque io quella sono riuscito a provarla. Ecco qua l'arma che vi dicevo. Guardate, ci sono dei mostri che si assomigliano anche qua, ma sono un po' più enormi, notate, sono decisamente più grossi degli altri e sono più pericolosi e più duri da buttare giù. Ma adesso diamogli un'occhiata, ecco, e poi andiamo a vedere il boss, così il primo boss che ho incontrato, così chiudiamo il video. Come potete vedere, sono particolarmente bastardi i nemici, soprattutto il boss. Poi vabbè, era la prima volta che ci giocavo, quindi non è che potevo fare faville. Però è proprio il classico stile Souls. Devi tripulare sempre un po'. E adesso, una volta battuto, poi vi faccio vedere che si può poi arrivare alla base, dove probabilmente da tutto darà inizio. Cioè, dove ci si tornerà sempre, potremo gestire da lì le varie missioni. Comunque, andiamo a vederla. Ecco, qua dove ci troviamo è la base, dove ci sono altri personaggi che io non sono stato a controllare, ho dato solo una veloce occhiata. Qui ci sarà un piccolo spiegone, ma non è che ho tagliato già apposta di proposito determinati punti per non fare troppo spoiler, in maniera che poi uno, se vuole tenersi un po' pulito, ma vuole solo capire che cosa è il tipo di gioco, così almeno non si perde tanto. Anche perché la storia è veramente curiosa e interessante. Io spero che continui con questa linea qua, a tenere tanto l'attenzione. Uno, quando mentre ci giochi, tolto adesso il fatto appunto che erano troppo, almeno ho trovato parecchio simili i nemici, però era l'inizio. La storia invece ti tira proprio ad andare avanti, vuoi capire. E quindi, ragazzi, io dico, boh, dategli una possibilità. Poi comunque provate, questa è la demo, provate la demo, che la si può trovare sullo store dell'Xbox o quella della PlayStation tranquillamente. E niente, ecco, vedete, questa qua è la base che c'è, dove ci dovremo vivere probabilmente, da qui partiremo in varie missioni. Comunque, niente, vi saluto, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, condividere il video e niente. Io sono Gigi, passo e chiudo.